In Lombardia ogni anno vanno in scena tanti circuiti dedicati ai quarta categoria, ma pochi possono vantare la longevità del Master della Brianza, giunto quest'anno all'edizione numero 34. Un successo che si ripete puntuale ad ogni stagione, coinvolgendo sempre più circoli. In totale, tra uomini e donne, si sono disputati nel 2014 ben 21 tornei, con oltre 1.400 partecipanti e più di 1.600 partite. Le finali sono andate in scena per il quarto anno consecutivo al Tennis Club Arcore. Allora, quest'anno è il quarto anno che organizziamo, che abbiamo avvocato a noi praticamente l'organizzazione del Master della Brianza. Quest'anno i numeri sono ancora in crescendo in relazione agli anni precedenti. Ormai siamo alla quarta edizione gestita da noi, l'anno prossimo sarà il primo lustro. E mi auguro che la manifestazione prenda ancora molto più piede. Abbiamo circa 1.500 iscritti in tutte le tappe del torneo, sia maschile che femminile, che non è assolutamente poca cosa. Abbiamo messo in piedi un movimento che è di tutto rispetto e che ormai a livello sovraprovinciale direi è conosciuto, anche perché ci sono anche giocatrici che arrivano addirittura da Sondrio pur di giocare le nostre tappe, e quindi da questo punto di vista siamo veramente, veramente soddisfatti. Responsabile del circuito è Marco Gerosa, che è già proiettato verso il 2015 per festeggiare degnamente il 35esimo anniversario. Beh, qualche circolo ha già avanzato la sua candidatura per proporsi come edizione numero 35. Ci sarà qualche defezione, perché qualche problema, inutile nasconderci, l'abbiamo avuto anche quest'anno. Però, voglio dire, sarà un'edizione, secondo me, come ho detto prima, meravigliosa. Andremo comunque, la nostra intenzione è quella di incrementare sempre di più il numero di partecipanti. Il movimento è in crescita, perché tutti chiedono di giocare a tennis, e viva il tennis a questo punto, viva senz'altro il tennis. A esultare sono stati Andrea Sironi ed Emanuela Ronchi, capaci di portarsi a casa titolo e relativi premi, tra cui un buono per una crociera. Per quanto riguarda la competizione maschile, la Coppa è rimasta tra le mura del club ospitante e motore di tutta la stagione, il Tennis Club Arcore. Il 4-1 di casa Sironi ha superato nell'atto conclusivo la vera sorpresa della settimana, vale a dire il 4-2 del Tennis Club Cernusco Giuseppe Frate, che ha sprecato una buona occasione nel set d'apertura. Molto combattuto il primo parziale, terminato al tie break, poi l'allungo decisivo fino al 7-6, 6-3 finale. È una bella soddisfazione, anche perché arrivo e mi riprendo tutto l'anno che sto giocando bene. Ho iniziato subito col primo torneo, ho fatto una finale, persa con un compagno di squadra, tra l'altro, che non è qui in questa settimana perché è passato a metà anno 3-5. Poi ho perso una seconda finale, alla terza finale finalmente sono riuscito a vincere a luglio, e oggi il master finale ho vinto, quindi sono contentissimo perché insomma sono riuscito a mantenere la forma per tutto l'anno, che non è facile, anche la concentrazione, e quindi sono molto soddisfatto. Anche oggi un po' di pressione perché giocando in casa insomma avevo voglia di fare bene, arrivavo da numero uno al master finale, quindi con, tra virgolette, l'obbligo di vincere non è mai facile, quindi sono molto molto contento. Niente, è successo che il tennis è così, insomma si vince, si perde. Ho giocato fino al momento, in quel momento, molto bene, perché ho battuto e ho risposto meglio di lui, e quindi diciamo che non mi dava noia il suo gioco. Sul 30-0 ho perso la chance di battere bene e quindi di portare a casa il set. Poi lui è molto bravo, chiaramente è stato concentrato, e sicuramente nel secondo set, dopo la lotta sull'uno pari, quando è riuscito a fare l'uno pari, dopo forse è stato premiato da una lucidità maggiore, ecco. Sì, era lui l'uomo da battere, anche perché io avevo incontrato il semifinalista qui ad Arcore di Otti e ci avevo perso il terzo, che gioca molto bene. Quando ho visto il risultato della sua semifinale, sinceramente avevo visto altri anche risultati in altri tornei, ero sicuro di trovare un giocatore. Prediligevo giocare con lui, e in effetti è andata così, perché
a un gioco, ripeto, che cioè, è giocabile per me, quindi insomma sapevo che avrei fatto una bella partita, soltanto che, ripeto, il tennis è così, quando poi perdi un treno poi rischi di perdere proprio il viaggio, ecco, quindi è andata così, però mi sono divertito, un giocatore molto corretto, un bel, e devo anche, anzi, ringraziare l'organizzazione, perché i tornei che sono riuscito a fare sono stati molto belli, molto bello questa cosa delle classifiche, e finalmente era già 2 anni che ci provavo a entrare nel master finale e quest'anno è andata bene. Grande soddisfazione anche per la vincitrice in rosa Emanuela Ronchi. Trasformato il match point utile a vincere il master, Emanuela ha stretto la mano alla finalista valtellinese Ilaria Leoni, sconfitta con un rapido 6-3-6-0, lasciandosi andare a un momento di commozione. Sì, in due parole, ho ricominciato a fare gare quest'anno dopo 15 anni di inattività agonistica, dovuta a matrimonio, famiglia e tante cose, insomma. Ho ripreso quest'anno e nel primo torneo di questo master mi sono fatta male uno strappo muscolare e quindi a maggio mi sono fatta 1 mese di gesso. Ho ripreso subito dopo con il torneo di Arcore, con il torneo di Besana che ho vinto 2 settimane fa, e questa vittoria che è arrivata per me inaspettata e quindi una soddisfazione grandissima. Diciamo che ho cominciato a giocare più o meno quando ho cominciato a camminare, quindi ero veramente molto piccola e diciamo che fino all'età di 20 anni ho fatto gare, avevo la classifica C1, quindi adesso il sistema di classifica è cambiato, credo sia circa un 3-2, un 3-1 attuale, e appunto a causa di forza maggiore ho dovuto sospendere per un po' le attività, ma la passione per il tennis non è mai scemata, insomma, ed eccomi qua. Spero di rimanere adesso per molti anni a un buon livello. Poi, oltre ai numeri, ci sono le storie da master, quelle che confermano l'attaccamento dei giocatori del territorio a una manifestazione ormai così radicata. Anche qui basta la finale femminile a spiegare il concetto. Da una parte Emanuela Ronchi, madre di famiglia che dopo oltre 15 anni di inattività ha ripreso in mano la racchetta. Dall'altra la 17enne Ilaria Leoni, finalista valtellinese del Tennis Club Tirano, costretta a migliaia di chilometri avanti e indietro pur di partecipare alle tappe brianzole e alla settimana conclusiva. Ho fatto diversi chilometri, infatti ringrazio mio padre che mi ha sopportato in questi ultimi mesi. È stata un'esperienza ottima, gente veramente fantastica, organizzatori perfetto, veramente cartelloni, gli orari, disponibilità ottima. Passo 3-5 quest'anno, però mi sarebbe piaciuto appunto l'anno prossimo rifare questa esperienza. Ho vinto diverse tappe, usmate, velate, diverse tappe anche a concorrenza sono arrivata in finale, però ho perso e niente, è stata veramente un'ottima esperienza. La settimana conclusiva al Tennis Club Arcore si è aperta con un'esibizione di 2 professionisti del circuito ATP, come il siciliano Gianluca Naso e il milanese Alessandro Bega, ed è proseguita sprombattuto mettendo in campo oltre 20 partite in pochi giorni. Una conferma del fatto che il tennis in Brianza è in crescita costante. È stata una giornata meravigliosa, tra l'altro tra due ragazzi, ragazzo Bega, meno ragazzo Naso, però molto disponibili. Dicevo, giornata meravigliosa, è stato giocato sul campo del maestro, questo alle nostre spalle, all'aperto, con veramente un sacco di gente, veramente è stata apprezzata. Loro stessi giocatori, dopo aver fatto l'esibizione, sono stati disponibili a giocare un doppio con dei nostri atleti, scherzando, ridendo. È stata veramente una bella giornata e speriamo di ripeterla ogni anno, di ripetere qualcosa sempre più meraviglioso. Tra i circoli che hanno contribuito alla buona riuscita del circuito nel 2014 ci sono anche quelli di Usmate Velate e Cesano Maderno, quest'ultimo protagonista del campionato di Serie A2. Ma se partiamo dal mio circolo di Usmate Velate, dovrei dire che il tennis è in ottima salute, perché ogni anno abbiamo sempre più iscritti, abbiamo sempre più soci e i ragazzi sono diventati tantissimi. Questo perché secondo me è dovuto al fatto della politica fatta dalla federazione e anche dalla vostra emittente, perché il fatto di vedere il tennis diciamo in ogni ora del giorno e della notte, poi avendo la possibilità di vedere le nostre, specialmente le nostre brave
giocatrici, e questo incentiva sicuramente il gioco del tennis. E noi riscontriamo, io vedo in tutti i circoli della nostra zona, Arcore, Mercati eccetera, veramente c'è, parlando anche con gli altri presidenti, c'è un aumento della partecipazione, e questo ci fa immensamente piacere, perché questo vuol dire che allora il fatto che abbiamo, che crediamo nei giovani, mettiamo a disposizione tutte le nostre forze anche economiche per far sì che si sviluppa sempre questo sport, è un fatto altamente positivo. Quindi speriamo che, ripeto, con la vostra partecipazione di Super Tennis, questo possa incentivare ancora di più, e quindi speriamo che tutto vada sempre per il meglio. Allora, noi a Cesano Maderno abbiamo come squadra di punta la squadra femminile di Serie A2, che è stata promossa l'anno scorso, e quest'anno abbiamo conquistato la salvezza tramite play-out. L'obiettivo sicuramente per la stagione 2015 è la salvezza, anche perché noi giochiamo con giocatrici per la maggior parte cresciute in casa nostra, non spendiamo grandi soldi per gli ingaggi e ci troviamo a giocare partite contro circoli di città molto più importanti e più grandi in tutta Italia, che spendono molti soldi per ingaggiare giocatrici per fare appunto la Serie A2. Oltre alla Serie A2 femminile abbiamo anche un'ottima squadra giovanile, abbiamo vinto il campionato regionale a squadre under 12 femminile, e nella fase di macroarea abbiamo perso la qualificazione alla fase finale a 8, alla Final 8, al doppio di spareggio. E abbiamo portato 6 ragazzini tra l'under 11 e l'under 12 a disputare i campionati italiani individuali. Mentre per quanto riguarda il settore maschile, la nostra squadra di punta è la Serie C.